Ma com'è possibile che il diretto interessato, il primo cittadino, non sapeva nulla di tutto questo? Ma è la prassi su queste cose, perché poi sono interventi che fanno all'interno degli enti e quindi il comune è l'ultimo a saperlo. Quindi lei l'ha saputo, diciamo, quasi per caso? Sì, con qualche uccellino che girava. E con le carte chiaramente lette. Una lettera della prefettura che arrivava alla regione per richiedere la salubrità dei luoghi per utilizzarla per i suoi scopi. Ecco, chiaramente le sue intenzioni si sono già manifestate. Cosa farà adesso l'amministrazione e come vi muoverete? Ma niente, noi aspettiamo perché domenica sera mi ha telefonato il capo del gabinetto della presidenza della regione e mi ha detto che Marsilio ha firmato una lettera in cui faceva sue le mie considerazioni e chiedeva al prefetto di desistere su questa scelta. Di tornare indietro Sì. sulla scelta. E altrimenti? E altrimenti ci incateneremo, non so dove, agli ingressi del Qua, al di paese. là di mantenere la salubrità del posto, perché insomma anche dal punto di vista sanitario, però non rischiamo di fare una questione così di discriminazione? Ma no, è una questione di correttezza, perché cioè, ci sono delle norme che prevedono che non possono essere un tot per abitanti. Quindi qua abbiamo residenti di questo periodo? Abbiamo 84 residenti, ma presenti sono 70, quindi cioè, io non credo che ce ne portino 100. È stata un po' un'esaltazione da parte di chi voleva cogliere il segno, però anche 40. Tu sai benissimo che non essendoci vigili urbani, non essendoci un controllo sanitario, questi stanno alla mercé di tutti. E poi chi ci garantisce che questa gente sta bene? Oppure dice li mettono in quarantena. Una volta messi in Beh, quarantena lì Crispi, dentro, ci rimarranno vai là dentro. dentro, andranno in giro, chi li controlla, chi li vede? Quindi noi tendenzialmente, almeno io, ma credo che sia la maggior parte del paese, siamo contrari. Poi se le autorità li impongono, al limite Qual è vediamo. la struttura che dovrebbe ospitarli? Sta sotto, Sta qui no qua. sotto. Se Quindi sta vuole, sulla parte. io la posso indicare. Allora, questa è la parte centrale del paese, no? No, Sì. questa è l'entrata. È l'entrata, c'è la piazza, poi ci Qui sta il è tutto municipio, chiuso. l'ufficio postale, poi non c'è nient'altro. Qui non ci sta niente, non ci Niente. sta un pulmino per i bambini, che ne so, il medico una volta alla settimana. Se qualcuno Dico, facendo via. gli scongiuri muore, i funerali si fanno in comune. Franco, allora quale sarebbe la struttura? Mostracela un po'. Quella lì, quella col tetto, casa bianca, tetto rosso, Sì. e quella a sinistra una serie di casette. Quindi tutte le casette là, insomma, quindi però è una zona. Queste qui no, queste sono private. Quindi questa zona è di proprietà della Curia. Sì, la casa rossa e più le casette lì. Però come zona, almeno qui siamo dal centro, si trova abbastanza distanziata dal paese, nella parte di entrata. Beh, lì c'è la gente che ci abita. Signora, come l'avete Pronto? presa questa cosa dei migranti, di questa quarantena? Veramente male, fino adesso siamo stati bene, se arriva qualcuno che infetto è finito per la pelle in Germania, ne Sei siamo un noi. po' preoccupata? Sì, noi siamo tanti anni. Quando uno è anziano ci sono gli acciacchi e perciò questa cosa non credo che nessuno la possa operare a cara pelle.